Il Carpi cerca il quinto successo consecutivo, un successo che sarebbe storico per la formazione biancorossa che nella terza serie si è sempre fermato a quota 4. È invece un giorno nero per i biancorossi di Fabio Brini, che conoscono la prima sconfitta da quando il nuovo tecnico è seduto sulla panchina. Si apre con questo gol di Cristini al 12esimo, il giorno no della formazione carpigiana. Cristini che indovina l'angolo al alla destra di Sportiello. Possono esultare i giocatori piemontesi che cercano punti per conquistare la permanenza in categoria. Il Carpi prova a reagire, ma il sinistro di Viola si ferma sul palo. Ancora un calcio di punizione di Perini dal limite, poi la conclusione che termina alta oltre la traversa. Al 21esimo la girata di Torri all'interno dell'area di rigore con la palla che si alza di pochissimo oltre l'incrocio dei pali, ma non è finita nel primo tempo, perché continua ad attaccare la formazione ospite, che al minuto 38 trova il gol del 2-0 con questo pallonetto di Cristini, che trova la sua doppietta personale, un pallonetto millimetrico sul quale Sportiello non riesce ad arrivare. Il Carpi però non ci sta e prova a reagire, lo fa anche trovando il gol che riapre la partita prima del riposo, al primo dei due minuti di recupero decretati dal direttore di gara. Ci prova prima Di Gaudio, poi palla in mezzo e sul tentativo di Viola nulla può fare il portiere della squadra ospite. Il primo tempo finisce con il risultato di 2-1 per il Cuneo sul Carpi. Un Carpi che ci crede all'inizio della ripresa. Entrano Concas e Arma per Melara e Viola, prova a cambiare qualcosa Brini per riuscire ad addrizzare la partita, ma il Carpi fatica comunque a rendersi pericoloso. Ci prova al terzo minuto proprio Concas, che era appena entrato, ma al sesto c'è la punizione pericolosa di Lodi, che Sportiello para in due tempi. Ancora Cuneo pericoloso, il tiro dalla lunga distanza, ancora in difficoltà Sportiello, che deve solamente respingere. Il Carpi ci prova al 13esimo con questa discesa sulla fascia sinistra di Sperotto, la palla è dentro, nessuno arriva a mettere dentro il pallone e poi l'azione sfuma. Ancora Carpi in avanti, il tocco di Concas sull'invenzione di Papini con la palla che termina però alta. Al minuto 22 il gol che chiude la partita, il traversone da sinistra, il Cuneo è ancora in avanti, la palla rimane lì e il tocco con la deviazione che favorisce il colpo di testa vincente di Torri dopo la conclusione di Longhi, che appunto aveva portato il pallone sul palo. 3-1 per il Cuneo, ma il Carpi sulle ginocchia prova ancora una volta a tornare in partita dopo la rovesciata di Cristini che colpisce la traversa. Sarebbe stato davvero clamoroso il quarto gol dei piemontesi allo stadio Cabassi. Carpi allora che ci prova generosamente anche nei minuti finali. Al 34esimo la bella conclusione di Arma, che fa tutto da solo, controllo e tiro, e la palla esce però alla sinistra del portiere piemontese. Ancora Carpi al minuto 35, Perini per Cabine a tu per tu con l'estremo difensore del Cuneo, non trova però lo specchio della porta. Al minuto 40 ancora la formazione biancorossa, ancora un cross di Concas per Arma che solo davanti alla porta non trova la deviazione vincente, poi l'azione prosegue e Sperotto arriva a concludere però a lato rispetto alla porta della formazione ospite. Ancora Carpi al minuto 42, ci prova questa volta Della Rocca, il tiro è potente ma non all'interno dello specchio e quindi arriva il triplice fischio del direttore di gara. A sorpresa Carpi 1 Cuneo 3, e a tre gare dal termine. Ora bisogna difendere il piazzamento in zona playoff.